Risorge il Reno in casa del Russo dopo qualche partita un po' sottotono. La formazione ospite si permette il Russo di sbagliare un calcio di rigore con Sov per poi siglare il gol dei tre punti nel finale con buona voglia. Una partita che non riserva particolari emozioni se per l'appunto nei due episodi che vi abbiamo appena citato. Sfida in famiglia tra i due bomber, Salif Sov da una parte e Amadou Sov dall'altra. Arbitra la gara il signor Lazzarini della sezione di Imola, coadiuvato da Civita di Modena e Tujar di Reggio Emilia. Dopo il calcio d'inizio, il primo episodio degno di nota arriva questa incursione nell'area di casa ad opera di Alberani, che vorrebbe la massima sanzione non sancita al direttore di gara per questa uscita, potremmo dire, azzardata di casa Dio. Il Russo non ferisce ma colpisce in tutti i sensi, anche con la benedizione di Lamico, questo innocuo traversone di Fontana controllato dall'estremo ospite che termina sulla traversa della porta difesa proprio da lui. Ma se di palo si tratta, buona voglia da calcio piazzato e da posizione defilata centra il palo esterno alla destra di casa Dio. Quando si torna finalmente a manovrare il pallone, il Russo lo fa nel migliore dei modi con un contropiede perfetto, ma Filippi pecca sul momento decisivo, pallone fuori misura. Quando manca una manciata di secondi invece alla fine del primo tempo, Rava decide di stendere così in area di rigore l'affondo per opera di Acunzo. Lazzarini di Imola indica il dischetto dagli 11 metri, Sov si lascia ipnotizzare da casa Dio il possibile gol dell'1-0, squadra riposo sullo 0-0. In una ripresa meno emozionante della prima, Filippi cerca l'acuto da subito direttamente a calcio che piazzato, ma forse con un braccio la barriera del Reno respinge il suo tentativo. Altro episodio da Moviola viene in area dei Russi quando Sov cade a terra, ma in questo caso Lazzarini Imola fa segno di proseguire e siamo al gol. Il Reno affonda sulla sinistra questo traversone indirizzato sul secondo palo, viene fatto passare da tutta la difesa di casa con tanto di ringraziamento ad opera della corrente Buonavoglia, che sigla così il gol partita 1-0 Reno tra l'incredulità della formazione in maglia arancionera. L'ultima occasione direttamente da calcio di punizione arriva per opera di Taddei, che chiama casa Dio all'intervento. Il Reno si porta a casa 3 punti passando dalla mala sorte sul rigore sbagliato da Sov alla buona voglia in tutti i sensi di raggiungere il massimo risultato con il minimo sforzo.